Finstral, porte, finestre e persiane. Ivo Fontana a Ponte nelle Alpi e Crea Resine a Mel vi presentano questo programma. In collaborazione con Dolomitissime. Pronto? Beh, ciao! Stiamo guardando adesso con il Bordo e Omar l'appartamento quello a Mussoi con il super giardino che ti piaceva tantissimo. Sì, sì, dopo ti raccontiamo tutto. Buon workshop! Ciao! Ciao ciao! 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 Vi racconto? Sì. Innanzitutto stiamo parlando di una villa, 1970, quindi metratura e volume a profusione. Diciamo, per riuscire a mettere un po' sul mercato oggi abbiamo immaginato una divisione degli spazi in maniera da realizzare più di un'unità. Quindi abbiamo modificato il grande ingresso, da cui si vede la bellissima scala ellittica che sale al piano primo, realizzando una parte di ingresso comune e da cui poi si accede a un'unità che ha ovviamente cucina, pranzo e soggiorno. Come zona, il giorno rimane uguale più o meno a quella esistente. Mm-hmm. Però vengono appunto ricavate delle camere, bagni e un guardaroba. Salendo al piano primo si accede quindi invece all'altra unità. Anche questa più o meno mantiene la mappatura delle murature che ci sono, però ha dei cambi di destinazione d'uso, quindi la camera diventa una cucina, riusciamo a realizzare il pranzo appunto sfruttando appunto gli scarichi che c'erano. Da questa si accede anche al sottotetto. Diciamo ci sono due possibilità. Il sottotetto attualmente comunque c'è una piccola unità con cucina, soggiorno e una camera. Si può pensare di accorparla a quest'ultima unità come spazio di sfogo e lasciare più il giardino a quella piano terra, oppure volendo si può fare il terzo appartamento continuando con la scala che c'è, quindi vengono tre unità. Dal piano seminterrato rimane la taverna, la cantina molto grande eccetera e un'autorimessa coperta per due macchine, e in più c'è, volendo, già un altro spazio che è utilizzabile all'autorimessa, quindi anche nelle opzioni di avere tre appartamenti tutti e tre avrebbero possibilità di avere un posto alto coperto. Di particolare, cosa abbiamo fatto? Un po' di restyling della facciata, visto che dovevamo andare a fare per l'efficientamento energetico un cappotto, e poi abbiamo inserito una serra proprio per aiutare sia la parte di climatizzazione, sia anche perché è sempre stata utilizzata come giardino d'inverno. Per quanto riguarda invece il generatore di calore, può essere mantenuto lo stesso generatore. C'è già il combustibile metano, è possibile contabilizzare il calore proporzionale al consumo reale dei tre proprietari futuri, insomma. Bene, buon lavoro. Sì, sarà contento al Pavano Valle. Dopo tanti aperitivi annunciati, finalmente facciamo un aperitivo. Solo che ho un messaggio per voi. C'è posta per tutti. Salutone, oggi faccio l'inviato speciale a Treviso in Fondazione Benetton, so se è piccola carrellata, e niente, faccio un brindisi con voi per la nostra super avventura, ben riuscita, ciao. Quindi 1, 2, 3 prosecchi. Allora, dire, fare, abitare. Grazie a tutti, ci vediamo la prossima stagione. Finstral, porte, finestre e persiane, Ivo Fontana a Ponte nelle Alpi e Crea Resine a Mel vi hanno presentato questo programma. In collaborazione con Dolomitissime. Vuoi promuovere la tua azienda in questo programma? Chiamalo 0437 94 20 88.